Diciamo che l'odio è una passione, quindi è qualcosa più di un'emozione, anzi all'interno vi sono diverse emozioni e diversi pensieri intrecciati ed è uno stato dell'essere, cioè uno stato di tutta la persona, non è un'emozione che va e viene e accade in quel momento lì, paura, timore, vergogna, eccetera. È qualcosa di molto più profondo e duraturo nel tempo, un po' anche come l'amore, ma in realtà, mentre nell'amore c'è il desiderio di relazione con l'altro, se non altro la mancanza dell'altro, si desidera l'altro che ha a che fare con i nostri bisogni. Nell'odio si desidera che l'oggetto permanga, cioè rimanga e che quindi non muoia in realtà, per mantenere una nostra relazione in negativo con questo, quindi è qualcosa che ferma, che blocca, che cattura. Il contrario dell'amore, in realtà, se poi ci pensiamo bene, ce ne accorgiamo, non è l'odio, ma è l'indifferenza. Freud riteneva che l'odio fosse più antico, dell'amore e lo motivava con un discorso di non separazione dall'oggetto primario, che è la madre. Psicologi come Winnicott, per esempio, Bion, oltre appunto a Freud, che hanno un po' reinterpretato il discorso freudiano, vedono in questa mancanza di separazione dalla madre anche un senso di invidia, perché questo cibo, questo seno è anche qualcosa che rende dipendenti. Ora, se la madre non è abbastanza amorevole e vicina a sedare le angosce del bambino, piuttosto che è ansiosa, quindi non dà sicurezza, o peggio ancora, è negativa, nel senso che non ha quello che si chiama lo sguardo d'amore e quindi il bambino non si sente accolto, si sente appunto un oggetto, si sente un niente, vive nell'indifferenza affettiva, questa è la peggiore delle cose che lui può subire. In questo caso l'unico sentimento che emerge con forza è l'odio, che però assume poi molte sfumature, perché se questo è un processo che avviene nella primissima infanzia, è assolutamente inconsapevole e il bambino non può rendersi conto e tantomeno accettare di odiare un genitore. Perciò tutto questo viene rimosso e trova altri canali e altre modalità. Dei bambini deprivati affettivamente abbiamo già parlato a proposito degli orfanotrofi, dell'esperienza negli anni, nella prima metà del Novecento e del fatto che se non sono accuditi affettivamente deperiscono, muoiono e si sviluppano meno cognitivamente e affettivamente. Ma al di là di questo volevo così citarvi soltanto uno o due pazienti di cui tratta questo psicanalista Nielsen, che appunto sono andati da lui. Uno è Giorgio, sulla quarantina, uno sguardo sfuggente, però accurato, vestito elegantemente, ed è denominato Master Production dai suoi compagni di lavoro, poiché l'unico aspetto in cui eccelle è l'area lavorativa a cui è dedicato tutta la sua vita. Si autodefinisce con una certa soddisfazione, una macchina da combattimento economica. Non prova la minima emozione, anzi tende a sottovalutarle. Non sa proprio a cosa possano servire. Eppure, a volte in tutto questo pieno si sente stranamente vuoto. Ha la sconfortante sensazione di essere metallico e viene ritenuto un duro della finanza. Il racconto della sua vita si snoda senza particolari modulazioni vocali, tanto da provocarmi la sgradevole sensazione di aver di fronte
una radiotrasmittente. E il motivo per il quale ha contattato questo medico è che si sente come troppo pieno di lavoro, troppo stressato. In realtà il suo problema è la dipendenza dal lavoro, che è l'unica cosa che dà un senso alla sua vita, ma è, come tutte le forme di dipendenza, un'arma a doppio taglio, perché nasconde appunto quello che lui ogni tanto percepisce, questo senso di vuoto. Giorgio disprezza gli aspetti emotivi della vita. Aveva scoperto e sperimentato che se riusciva a eliminare il contatto con i suoi moti d'animo, riusciva quasi sempre a suscitare moti affettivi negli altri. E quindi si riproponeva nel sociale, perché era l'unica situazione rassicurante e molto controllata, che era super impegnato. E la situazione è assolutamente immobile e va avanti per un anno e mezzo in questo modo. Tutto quanto è assolutamente nell'ambito logico-razionale, nessuna emozione, nessun movimento. Nielsen scrive una sua impressione: ma ho la sensazione, vissuta da me e non portata in realtà da Giorgio, di intravedere qualche vago segnale di cambiamento. Mi sembra anche che sullo sfondo della sua sicurezza e della sua presunzione si staglino delle figure genitoriali morte, congelate, o forse mai realmente esistite, il cui incontro deve essere assolutamente evitato. In effetti, uno dei meccanismi che accadono quando le figure primarie, o la figura primaria, che in genere la madre o comunque chi accudisce, nega lo sguardo d'amore, nega la vicinanza, e una delle reazioni del bambino può essere quella di rinchiudersi in una corazza di autosufficienza. Io faccio a meno di te. Questa corazza di autosufficienza è una corazza piena di rancore. Il rancore è un odio rappreso, è un odio che rimane freddo, che non esplode in una rabbia, e rimane dentro, e cova, e brucia, e distrugge. Poi un giorno racconta di un ricordo che gli è venuto in mente così mentre andava nello studio. Era un Natale, lui era un bambino, era piccolo, 7-8 anni, e stava scartando i vari doni. Fra questi c'è un trenino che lui desiderava molto. In quel momento i suoi genitori si stavano baciando, stavano chiacchierando tra di loro. Lui prende il trenino, lo butta contro di loro, per questo viene punito, gli viene tolto il trenino, e questa è la fine del suo Natale. Questo innesta un approfondimento, per la prima volta dopo così tanto tempo, delle figure dei genitori, i quali vivevano in una simbiosi l'uno con l'altro. Il bambino era un essere che doveva avere delle regole precise da seguire, e in realtà la madre e anche il padre non lo avevano mai visto. Però c'è una figura che Giorgio ricorda, ed è il nonno, e dice: un nonno che viveva distante dalla famiglia e che aveva frequentato di rado, un nonno che tuttavia lo aveva avvicinato a un mondo affettivo che gli era sconosciuto e forse proibito, un nonno che conservava in un sacco di juta tutti i giocattoli che aveva costruito solo per lui, che era sempre a sua disposizione le poche volte che lo poteva vedere, un nonno che era considerato dalla madre inutile, proprio come mi ero sentito io per tanto tempo. A questo punto l'odio gli serve per capire la matrice e per capire le ragioni di questo suo essere dipendente da un mondo super controllato di lavoro, che gli impediva di vivere anche questo dolore, questo profondissimo dolore. E al contempo però lo preservava dalla pazzia e dalla psicosi e dalla deframmentazione, proprio perché lo ingabbiava in regole certe, che sono quelle del lavoro,
in più anche con una soddisfazione sociale. E da qui il percorso poi si snoda. Osserva vari livelli di empatia e dice: c'è un livello zero, dove non c'è nessuna empatia. Alcune persone diventano capaci di commettere crimini, compresi omicidi, aggressioni, torture e stupri. Fortunatamente non tutte le persone a livello zero sono crudeli verso gli altri, dal momento che alcune persone a questo livello trovano molto difficile avere rapporti con altri, però non hanno alcun desiderio di danneggiarli. Poi c'è il livello 1, dove si è impulsivi e spesso si ferisce l'altro, e poi però si prova dispiacere, si sente in colpa per aver ferito l'altro, e questo è un altro livello. Poi c'è il livello 2, una persona che ha sempre difficoltà di empatia, però si accorge quando potrebbe ferire l'altro o insomma aggredirlo, e che quindi si blocca, anche se tende a essere impulsivo e essere aggressivo verbalmente o con azioni. Il livello 3 è quello in cui una persona sa di avere difficoltà con l'empatia e cerca di mascherarle, per cui fa lo sforzo di sembrare normale. Queste persone possono, ad esempio, non capire gli scherzi che fanno gli altri, l'ironia, le battute, cioè vengono lette un po' alla lettera. Si può pensare che gli altri ci prendano in giro. Ecco, però è un livello superiore. Si cerca di mascherare quello che si percepisce come una difficoltà di comprensione, degli altri. Poi c'è il livello 4. Quindi una persona può sentirsi più a suo agio quando la conversazione si sposta verso argomenti che non riguardino le emozioni. Sono più gli uomini che hanno questo tipo di tendenza. Poi c'è il livello 5, gli individui che hanno un'empatia leggermente al di sopra della media, e in genere in questo caso sono più le donne che gli uomini. E poi c'è il livello 6, individui che hanno una notevole empatia e sono continuamente focalizzati sui sentimenti degli altri, quasi uscendo da sé per controllarli ed essere di conforto. Quest'autore sottolinea come nell'ambito dell'empatia e quindi della relazione con l'altro e della mente altrui siano coinvolti i circuiti che hanno a che fare con la corteccia mediale prefrontale, e infatti sottolinea come Antonio Damasio abbia avanzato la teoria che nel corso di un'azione quest'area memorizzi la valenza emotiva. Ad esempio, pazienti che hanno danni in quest'area hanno meno risposte involontarie quando si mostra loro qualche scena angosciante, e questo è sempre l'autore Sam Coyne, fa riferimento a Damasio. E le persone depresse anche hanno meno reazione nei confronti di immagini positive, cioè si ha più attivazione di quelle negative, anche perché abbiamo visto che in questo caso l'amigdala, che ha a che fare con la paura, è molto più sviluppata, e il cortisolo, l'ormone dello stress, è molto attivo. In uno stato depressivo diventa uno stato, non c'è più un evento scatenante, e questo prolungamento di azione del cortisolo provoca effetti negativi come il diminuire il legame fra la corteccia prefrontale e l'amigdala, e quindi tutto quello che è la nostra cognizione, la nostra capacità di ragionare, di scegliere, viene come stravolta, potremmo dire. L'ultima regione, ma per molti versi gioiello della corona, nel circuito dell'empatia è l'amigdala, situata sotto la corteccia nel sistema limbico. È coinvolta nell'apprendimento emotivo e nella regolazione delle emozioni. Il neuroscienziato Joseph Ledouard, che è il maggior studioso nell'ambito delle emozioni, colloca l'amigdala al centro del cervello emotivo. Questa attenzione e questo amore per l'amigdala portò Ledouard
formare una band musicale chiamata The Amygdaloids. Ci può essere anche, e qui cita l'autore, una paziente che aveva avuto delle lesioni in entrambi le amigdale, destra e sinistra, e non era in grado di riconoscere le emozioni di paura sul volto degli altri. Quindi anche la non attivazione è estremamente pericolosa, perché non siamo più in grado di leggere situazioni di pericolo nei volti altrui. Si fa una domanda importante perché è un po' anche il titolo del libro, che infatti è La scienza del male. E si domanda, ma non avere empatia o averla bassa si può chiamare male? E risponde, non ancora, e per diversi motivi. Abbiamo bisogno di una prova che queste regioni, quelle che abbiamo visto dell'area frontale, prefrontale, eccetera, l'amigdala e così via, vanno a regime ridotto nelle persone che commettono atti di crudeltà verso gli altri. In secondo luogo, abbiamo bisogno di un quadro più chiaro di come sono le persone che hanno ottenuto un punteggio basso nel quoziente emotivo. In terzo luogo, abbiamo bisogno di sapere se ci sono diverse strade per arrivare al grado zero dell'empatia. Infine, abbiamo bisogno di sapere quali sono i fattori ambientali o biologici che possono causare il malfunzionamento del circuito cerebrale dell'empatia. Se saremo in grado di spiegare come ciò avvenga, avremo portato a termine il nostro tentativo di spiegare gli estremi della malvagità umana. Ma che cos'è quello che lui definisce come grado zero dell'empatia? Quindi questa mancanza di relazione con gli altri. Potremmo usare anche un altro termine. È un narcisismo estremo, un essere sempre autoproiettati su se stessi. Io credo che chi non sente nulla per gli altri dal punto di vista emotivo, qui parliamo proprio del grado zero, ha una sensazione distorta anche rispetto a se stesso. È quindi una forma di narcisismo freddo, dove si può arrivare anche non solo a un'indifferenza verso gli altri dal punto di vista emotivo, ma anche a un odio verso gli altri e anche a un odio verso se stessi, perché appunto manca questa capacità di empatizzare, che prima di essere capacità di empatizzare con gli altri è qualcosa che riguarda noi stessi. Non si può amare gli altri se non si ama se stessi. Pensiamo a Céline, lo scrittore, con il suo odio profondo verso gli ebrei, ma era un pretesto. In realtà lui odiava tutti e tutto, compreso se stesso. E l'odio, questa passione violenta, tiene in vita la capacità della persona che ha un io fragile, che non è in grado di accettare i propri limiti e di accettare anche i limiti altrui. Il grado zero dell'empatia non equivale a ciò che alcuni chiamano male, perché c'è un impoverimento della persona e della capacità di relazione. Non necessariamente chi ha il grado zero è uno psicopatico. Di Carol, una ragazza, una giovane donna, che ha quelli che si possono chiamare disturbi dell'umore, alti e bassi, e dice: l'empatia di Carol è a livello zero. Ha pochi amici, una situazione complicata dal fatto che lei disprezza le altre donne. Quando è sola dice di sentirsi abbandonata, raggiunge stati di fortissima ansia, da cui riesce a liberarsi solo con cibo, sesso o alcol. Un momento più tardi può agire come donna matura, e un minuto dopo accartocciarsi su se stessa come una bambina piccola. Può apparire calma e riflessiva e un minuto dopo diventare altamente manipolatrice. Fallo, altrimenti ti porto in tribunale. Può andarsene da un'amica e, sbattendo la porta, dire non tornerò mai più, per ripresentarsi la settimana successiva come se nulla fosse accaduto. In questo stesso modo, caldo e freddo, tratta i suoi amici.
Il segno distintivo del borderline è una costante paura dell'abbandono, la sofferenza emotiva, solitudine, odio verso gli altri e verso se stessi, l'impulsività, l'autodistruttività e un comportamento altamente incoerente. Potrei soltanto aggiungere che una caratteristica dei borderline è questo senso di vuoto che viene riempito a seconda dello stato d'animo tra rabbia nei confronti dell'altro che non danno quello che lei ritiene di aver bisogno e non sa neppure bene che cosa, e invece il desiderio di amare. Quindi questa incapacità di cogliere le differenze, le sottigliezze nei comportamenti che dipendono dalla sua storia e dalla sua persona sono devastanti. Le cause possono essere molto profonde, quindi la deprivazione affettiva, ambivalenza nei confronti di chi accudisce o addirittura rifiuto, se non violenza fisica e sessuale, maltrattamento, sono gli elementi caratterizzanti. La tipologia successiva è quella dello psicopatico, che Cohen definisce in questo modo: è una persona che condivide con il tipo precedente una totale preoccupazione per se stessa, ma in questo caso vi è una volontà di fare qualsiasi cosa serva per soddisfare i propri desideri, quindi è una situazione più attiva che passiva. Questo potrebbe assumere le forme di una incomprensibile reazione violenta di fronte al più piccolo ostacolo, oppure diventare una calcolata e fredda crudeltà. A volte la subaggressione non è provocata da una minaccia, ma dal bisogno di dominare o di ottenere ciò che si vuole, con un completo distacco dei sentimenti di un'altra persona e forse anche con un certo piacere nel veder soffrire qualcun altro. Alcuni chiamano male questo, ma la domanda che continua a tornare in questo libro è se questo sia il risultato di un'empatia azzerata o se questa sia a sua volta il risultato di un mancato sviluppo e di un funzionamento anomalo nel circuito dell'empatia. Credi di aver fatto qualcosa di sbagliato? Paul rispose: la gente mi ha trattato come una merda per tutta la vita e non lo accetto più da nessuno. Se qualcuno mi manca di rispetto, riceve quello che merita. Ma sei dispiaciuto che sia morto? Con voce colma di rabbia, Paul rispose: erano dispiaciuti i bambini che a scuola mi sopraffacevano? Era dispiaciuto il mio capo quando mi ha licenziato? Era dispiaciuto il mio vicino di casa quando ha deliberatamente ammaccato la mia auto? E lei mi chiede se mi dispiace che quel pezzo di merda sia morto? Ovviamente no, se l'è voluta. Nessuno si è mai dispiaciuto per come mi hanno trattato. Perché dovrebbe fregarmene di lui? E sottolinea Cohen, questo ragazzo aveva agito in modo aggressivo da quando era ragazzino. A 8 anni aveva legato un mattone alla zampa posteriore del suo gatto e aveva filmato i tentativi di camminare e poi aveva fatto anche altre cose nei confronti di questo animale. Tra l'altro, una cosa che hanno notato gli psicologi è che la crudeltà che alcuni bambini hanno rispetto agli animali è un segno di disattivazione dell'empatia a questi livelli. È molto interessante notare come questi comportamenti li avevamo già visti in Gage e in Elliot, i casi con lesioni alle aree prefrontali, questa disinteresse per il proprio futuro, mancanza di pianificazione e incapacità di imparare dagli errori. Quindi significa che la disattivazione di queste aree comporta delle conseguenze non nell'ambito strettamente relazionale, ma molto più ampio rispetto alla persona. L'autore Cohen riferisce l'opinione di un suo collega, il quale sostiene
che durante la relazione di attaccamento il bambino cerca di mentalizzare la mente che si prende cura di lui. Il rapporto del bambino con i genitori è il crogiolo della conoscenza delle altre persone. Il bambino quindi non solo immagina che cosa stia pensando o sentendo la madre riguardo alle persone, alle cose nelle immediate vicinanze, soprattutto che cosa stia pensando e sentendo la madre verso di lui. È che lo sviluppo dell'empatia procede bene solo se il bambino si sente sicuro nell'immaginare i pensieri e i sentimenti dell'altra persona nei suoi confronti. Un problema nell'ambito delle psicopatologie è che solitamente queste persone hanno una intelligenza non solo normale, alle volte anche notevole, e soprattutto sono in grado di manipolare le risposte per far sì che sembrino empatiche. Quindi bisogna immaginare dei test che cerchino di cogliere ciò che avviene automaticamente nel corpo. E quindi spesso si nota che la risposta galvanica nella pelle, cioè si mettono dei piccoli sensori sulla pelle, la pelle se si vede un'immagine triste o sconvolgente, subito c'è una reazione cutanea. Questa è una cosa automatica che noi non controlliamo. E quindi si cerca di vedere cosa accade negli psicopatici. Si vede che comunque anche questa, pur essendo automatiche anche loro, è molto meno presente. Anche nel caso dell'identificazione delle espressioni di paura, loro hanno difficoltà perché tendono a immaginare come negative, come situazioni di paura, anche volti o parole che in realtà sono neutre, che lo stesso Paul, nota Cohen, tendeva a interpretare l'ambiguità di un'espressione di una persona come negativa nei suoi confronti. Un altro aspetto che mi ricordo mi aveva incuriosito quando pensavo al caso Gage, a Elliot, era questa incapacità di imparare dagli errori. E questo significa anche continuare a spiegare in modo razionale, fai questo, non fai quest'altro, è giusto far così per questo motivo, non serve assolutamente a niente. E l'autore sottolinea, sembra che gli psicopatici commettano errori nell'attività in cui bisogna imparare quali numeri di per sé neutri siano legati a una gratificazione e quali no, perché non riescono a cambiare il proprio comportamento anche quando l'azione non è più gratificante e sta portandoli a una punizione. Esempio, dato un mazzo di carte in cui alcune portano a vincere un premio, i bambini con tratti psicopatici continuano a giocare anche quando queste carte sono finite. Oggi sappiamo che ci sono molti percorsi della paura nel cervello e che l'amigdala ha un ruolo chiave in questo tipo di esperienza. Tuttavia, l'idea che agli psicopatici mancasse la paura era un'intuizione importante. Dentro di sé appare quasi incapace sia di ansia sia di un profondo rimorso. Questo discorso del gioco delle carte era anche un test che aveva fatto Damasio con Elliot e in effetti c'erano un mazzo di carte che portava sempre a vincere molto, ma anche a perdere molto, e invece delle altre carte che facevano guadagnare poco, ma anche vincere poco. E altri pazienti con lesioni, per esempio al linguaggio, così, poco per volta passavano a giocare con le carte in cui si vince poco e si perde poco. Elliot invece ha continuato con le altre, finendo per perdere moltissimo, e non imparava, non aveva questa flessibilità per sperimentare quelle invece che offrono meno opportunità ma anche meno perdita. Ciò che l'anomalia sottolinea non è solo nei lobi frontali, ma è nel tutto nel circuito dell'empatia. Un altro caso, a James, il quale si sente vittima del mondo perché nessuno si occupa di lui, perché tutti lo prendono in giro. Perché io, ecco, il narcisista è assolutamente proiettato su se stesso. Diciamo che questa è una caratteristica anche degli altri casi, però nel narcisista c'è questa caratteristica che non è legata poi ad azioni aggressive piuttosto che a sbalzi di umori, c'è solo un unico
un'unica sensazione umorale, potremmo chiamarla così, ed è quella relativa al proprio stato, al proprio io, al proprio se stesso. E il suo grado di empatia, che è sempre zero, lo rende profondamente egocentrico. Non riesce a riconoscere l'importanza della relazione con l'altro. È appunto proiettato su di sé e diventa, sottolinea l'autore, diventa preoccupante soltanto in casi estremi. Molti serial killer, sottolinea l'autore, sono stati evidenziati fra queste patologie, anche questa del narcisista. In genere si pensa che l'abuso emozionale sia stato una possibile causa anche in questo caso. In questo caso si ritiene che da piccolo il bimbo sia stato troppo, come si può dire, lodato e sia stato considerato troppo, per cui poi nella realtà della vita successiva non riesce a rendersi conto dei suoi limiti. In alcuni casi, quando certe configurazioni cerebrali, parlando del circuito dell'empatia, si sviluppano in certi momenti sensibili, sono irreversibili. I tratti in generale sono considerati appunto a lungo termine, quindi si formano, si configurano dei tratti. E mentre gli stati emotivi e gli stati che hanno a che fare con attivazioni cerebrali sono invece qualcosa di transitorio e i tratti, se si formano in un certo modo e in certi momenti di sensibilità della vita dell'individuo, non possono essere modificati. Io personalmente, dato che si conosce comunque ancora molto poco, si riescono al massimo a descrivere dei fenomeni, ma si buttano lì delle ipotesi anche con buoni dati, però quello che accade veramente, al di là del descrittivo, lo dicono gli stessi neuroscienziati, lo stesso Damasio è molto umile in questo senso ed è la sua grandezza. Ecco, proprio questa capacità nostra di non riuscire a comprendere più a fondo questi processi fa sì che io sia più possibilista nella modificazione di queste caratteristiche cerebrali, anche perché la mente poi può agire direttamente nei circuiti e non è detto che buone relazioni possano, se non dico eliminare totalmente, ma attutire la drammaticità di queste configurazioni, almeno la mia, è un'ipotesi più ottimista.